Siamo arrivati quasi alla fine della partita, al quarto quarto, dopo una gara dove abbiamo visto Recanati dominare per tutti i 30 minuti. Intanto c'è un fallo in attacco di Clementoni. Si smarca De Luna, riceve la palla. Romanelli, Lanciotti, passaggio schiacciato dentro per Festus che non arriva. Riparte Recanati con Raponi, poi tiro da tre punti di Selicato, 70 a 49. Non riesce a reagire Porto San Giorgio, ancora perde la palla e poi Raponi la infila dentro al canestro. Ora ci prova De Luna, sbaglia il tiro, poi Festus prende il rimbalzo, gli scivola la palla, però riesce comunque a riprendersi il possesso e appoggiarla a tabellone. Cerca di attaccare il numero 9, poi Clementoni deve tirare al più presto, si arresta sulla lunetta, sbaglia il tiro per Romanelli al rimbalzo, porta la palla oltre la metà campo, viene chiuso dalla difesa di Recanati, però se la riesce a cavare buttando la palla sul piede di Selicato. Poi cambio per Recanati, esce il numero 12, entra il numero 4, Brignocchi per De Luna, poi Lanciotti, ancora palla dentro per Festus che appoggia a canestro. Raponi, Monteriù fuori per Selicato, cerca di saltare Festus, però poi c'è un fallo del numero 5. Ancora possesso Recanati, si smarca Mordini, non riesce a ricevere, poi De Luna va a realizzare. Monteriù per Mordini, poi Raponi cerca il tiro, però poi la palla a rimbalzo viene toccata appena da Pezzotti che realizza non si sa come. Lanciotti cerca un gancio di sinistro, però c'è il fallo, sono due tiri liberi per il numero 7. E poi c'è un doppio cambio per Porto San Giorgio. Entra Lusitisa, esce Romanelli. Invece non entra il numero 9 Tomassini, perché forse dovrà entrare per Lanciotti se realizzerà il libero. Realizza Lanciotti. Sbaglia Lanciotti, la palla scivola fuori, possesso per la Virtus. Sì, infatti esce Lanciotti per dar posto a Tomassini. Riceve Lusitisa, ora Brignocchi perde la palla, Pezzotti vede numero 21,
Altri due punti per Recanati. Uzitisa fa tutto da solo. Mordini riceve il numero 6, poi Pezzotti. La palla va fuori, è possesso per i giocatori in maglia rossa e poi cambio per la Virtus, entra Lanciotti per il numero 10. De Luna, Uzitisa. Riceve Tomassini in angolo, cerca di attaccare il fondo, ma Mordini lo chiude. E poi l'arbitro fischia il fallo di Selicato. E quindi sarà rimessa dal fondo in attacco per la Virtus. Quarto fallo per Selicato, infatti il coach lo cambia. Entra Cingolani al suo posto. De Luna, Uzitisa riceve, tira da tre punti, la palla rimbalza sul ferro ma non entra. Ora Rapponi, cambio di mano dietro la schiena, poi si arresta, tira, sbaglia, recupera, rimbalzo Lanciotti. Tomassini, Lanciotti dentro, ancora a cercare Festus, ma c'era Cingolani davanti a lui e non lo fa ricevere. Si ferma a pallacanestro Recanati per ricominciare a giocare, invece no, tiro del numero 21 e poi rimbalzo di Pezzotti che cerca il tiro e si prende il fallo. Cambio ancora per Recanati, entra Clementoni e esce il numero 21 Rapponi. Realizza il primo il numero 23, vediamo se realizzerà il secondo. No, invece sbaglia Lanciotti. Tortolini vede De Luna nell'angolo opposto e poi c'è il fallo del numero 23 che gli salta completamente addosso. Due tiri liberi per De Luna. Uno su due per il numero 4 Pezzotti, Monteriù cerca di passare in mezzo a due il numero 4, poi Clementoni da tre punti realizza come se non fosse niente, ma veramente era un tiro difficilissimo da segnare. Lanciotti sbaglia il tiro, poi Uzitisa prende il rimbalzo. Cambio per Recanati, esce Mordini per Rapponi. Poi il primo Uzitisa. Uno su due per il numero 13.
riceve Monteriù, Clementoni, ci riprova ancora a tre punti, questa volta non va. Poi c'è un passaggio lunghissimo, ancora palla alla Virtus. Tomassini riceve il numero 4 in angolo, che poi fa assist per Tortolini. 4 minuti ancora da giocare, il punteggio è di 80 Recanati e 62 Virtus Porto San Giorgio. Anche Monteriù mette a referto 2 punti. Ora ci prova Tomassini, che scarica per Lanciotti, tiro che non va. Poi De Luna recupera la palla, ancora Lanciotti, cambio di mano tra schiena per accentrarsi, palla a Lusitisa, passa all'indietro e tira in allontanamento. Ora riceve Raponi, Clementoni, ancora Raponi, Clementoni da tre punti, tiro che va sul primo ferro. Lanciotti, De Luna, Tortolini, si gira e tira, tiro sbagliato anche da lui. Riparte Raponi, Monteriù contro De Luna, ferma il palleggio, poi da Clementoni e infine Cingolani, che fa un'ottima penetrazione. Tomassini sbaglia il tiro, poi Tortolini, sempre con il gancio, riesce a concludere l'azione. Fallo di De Luna su Clementoni. Ci sono dei cambi, ma prima c'è il minuto di sospensione. Arriva il minuto di sospensione chiesto dal coach Ceccarelli. Riceve Raponi, 2 minuti ancora, Clementoni, la palla sbatte sul piede di Lanciotti, deve tirare lo scadere dei 24 Clementoni, poi recupera la palla a Porto San Giorgio e viene fischiato il fallo al numero 4 di Recanati, Monteriù. Si applica la regola del bonus, sono due tiri liberi che ora realizza il primo
Tommasini, anche il secondo, poi cambio, esce Clementoni per Mordini. Raponi riesce a superare la metà campo. Monteriu, Romanelli per Tomassini, intanto si prepara al cambio per Recanati, Santilli, Tortolini per Lanciotti da tre punti, realizza. C'è il cambio. Entra Santilli per Cingolani. Monteriu cerca di passare in mezzo a due, ma Romanelli lo ferma. Ancora cerca di attaccare Romanelli, poi ferma il palleggio, cerca un suo compagno, vede Tortolini e perde la palla al numero 6. Mordini da tre punti, il tiro non va. Monteriu al rimbalzo, ma è lui a toccare la palla per ultimo. Poi cambio per Recanati, esce il numero 4 per il numero 5, Malizia. Tortolini spalla a canestro, cerca di girarsi, poi c'è il quinto fallo di Salicato che è costretto ad andare in panchina. Due su due per Tortolini. Supera la metà campo Raponi, poi scivola, però c'è Pezzotti a riconsegnargli la palla. Otto secondi per tirare. Attacca Mordini, poi Santilli dall'angolo, tiro che non va. Bene rimbalzo la Virtus, 10 secondi a disposizione per concludere l'azione. Lanciotti ci riprova da tre punti, il tiro è corto e si conclude la gara tra la Virtus Porto San Giorgio e la pallacanestro Recanati, dove abbiamo visto la pallacanestro Recanati dominare per tutta la gara e asfaltare veramente la Virtus di coach Ceccherelli. Lo staff di Un Sebastiani ringrazia tutti coloro che si sono collegati sul nostro canale e potranno seguirci per altri eventi sportivi sul sito www.twinsebastiani.it. Buonasera a tutti.